Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo tornati finalmente con il tanto atteso video di Brawl Talk attese. Ok, scusate il gioco di parole pessimo subito, così appena aperto il video. Ma ragazzi, in effetti questa sta diventando ufficialmente una serie. Siamo ormai credo al terzo episodio, terzo aggiornamento, dove cerchiamo di predictare quelle che sono le possibili novità del Brawl Talk, ok? Mentre sto registrando questo video, grandissima promessa da fare subito, non sappiamo ancora ufficialmente quando sarà il Brawl Talk. Abbiamo solamente realizzato delle teorie, ok, che si basano su dati oggettivi, come ad esempio il fatto che durante il Brawl Talk precedente è stato detto che il prossimo Brawl Talk sarebbe stato a giugno e, essendo il sabato il giorno in cui escono i Brawl Talk, c'è solamente più un sabato a giugno e quindi stiamo aspettando con grande attesa la conferma o la smentita di quest'ultimo. Detto ciò ragazzi, a prescindere da questo, se apriamo il nostro pass possiamo vedere che la stagione finisce tra 11 giorni e 12 ore, quindi c'è un'ulteriore pressione che crea il gioco stesso per far sì che arrivi un update, perché senza update il pass nuovo non può uscire. Quindi ragazzi, con questi due dati alla mano mi sento pronto a fare un recap delle attese che ci sono per questo Brawl Talk. Questo video racchiude un po' tutto, dalle attese precedenti dei precedenti Brawl Talk che non sono state soddisfatte, alle mille teorie che vi menzionerò nel video di oggi, che abbiamo appunto discusso sul canale man mano che uscivano, man mano che venivano pensate, e tutte i tweet che sono stati fatti. Insomma, c'è un po' di tutto, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito perché la lista è lunga. Ho deciso di dividere questo video e cominciare a dare un po' di struttura al tutto, partendo da quelli che sono i dati più oggettivi, ok? Quindi parto subito con la roba più calda. E l'elemento cardine che permette la realizzazione di questo format è Time to Explain, il podcast di Brawl Stars, che purtroppo già per due volte è stato molto sottovalutato secondo me dalla community, ma racchiude tantissimi elementi molto interessanti. Infatti nell'ultimo episodio è stato fatto capire che anche se non sono cose che hanno grande priorità, nel pentolone delle cose che Brawl Stars vuole fare c'è una lontana idea di fare un rework al campo di prova, alcune idee su il rework del map maker, il sistema per creare le mappe. C'è una mezza idea di introdurre delle nuove star power o dei nuovi gadget, quindi chissà, magari che non si vedrà addirittura una terza star power o un terzo gadget, sarebbe qualcosa di veramente sensazionale. Il team si dichiara anche non contento della situazione delle leghe dei club, quindi anche lì è possibile un rework. E arriva una grande smentita alle 5v5, ok? Questa cosa che... questa, diciamo, modalità di gioco, che poi non è proprio una modalità di gioco, è proprio uno stravolgimento del gioco, è un qualcosa di veramente molto molto complicato. Ma in tutte queste domande il punto più caldo è il Gacha System, una nuova funzione su cui Brawl Stars sta lavorando, che è stata menzionata durante questo Time to Explain, che consisterebbe, per farla molto breve, ovviamente ragazzi vi invito ad andare a vedere questo video se volete approfondire quello che vi ho sintetizzato, in una sorta di reintroduzione delle box, ma non randomizzate, cioè che danno un qualcosa di oggettivo, tipo delle ricompense ben stabilite. Ripeto, c'è un video dedicato, questo è una sintesi. Perché? Perché voglio anche farvi un piccolo recap del Time to Explain precedente ancora, perché ci sono alcune cose che sono rimaste un po' nel cassetto, come ce ne sono alcune che invece sono state realizzate. Ad esempio, nel primo Time to Explain si era parlato di un nerf di Mortis e la risposta del team di Brawl era stato che no, forse avrebbe bisogno di un buff, e infatti nell'ultimo bilanciamento dell'ultimo Brawl Talk è stato appunto buffato. Filtrando quindi queste domande e tenendo solamente le cose importanti, una cosa che è rimasta un pochettino in sospeso è la fama. Infatti a una domanda del primo Time to Explain si lasciò intendere che Brawl volesse aggiungere sempre più elementi per spingere i giocatori a pushare la fama. Si è parlato anche di un rework di Siege e Payload, due modalità che a detta loro non hanno funzionato bene e hanno bisogno di molti aggiustamenti. E infine si sono dimostrati anche scontenti e quindi di conseguenza vogliono lavorare su
le PvE, lasciando però intendere che le PvE probabilmente verranno reworkate in un futuro molto prossimo, addirittura non nel 2023, quindi potremmo vederlo, ma magari nel 2024. Quindi questa è più una cosa che vi smentisco, che probabilmente non vedremo nel Brawl Talk. Ma chiudiamo le parentesi time to explain e andiamo a vedere qualcosa di veramente concreto che ci sarà nel prossimo Brawl Talk, e mi riferisco ovviamente alle modalità. Anche qua ho realizzato un video dedicato, ormai stagionalmente vengono fatti dei sondaggi per far scegliere alla community le prossime modalità del prossimo aggiornamento, e in questo aggiornamento ragazzi vedremo il ritorno di caccia al boss e di annientamento, quindi due nuove modalità ci lasceranno duelli e brawl a volo. Altra cosa che probabilmente verrà annunciata nel prossimo aggiornamento, visto che abbiamo realizzato un video giusto ieri a riguardo, è l'annuncio di quelle che saranno le emote che vedremo per gli ultimi due Brawl Star Championship Monthly Final, e chi lo sa magari anche qualche ricompensa che potrebbe essere legata alla Station Qualifier o al Mondiale. Perché al momento attuale non ci sono altre emote annunciate, e a luglio ragazzi ovviamente non si fermerà la BSC. Un'altra cosa altamente probabile è l'aggiunta di un nuovo brawler ovviamente in un Brawl Talk, se non addirittura due, e è ovviamente probabile che venga completato almeno uno dei trio che attualmente sono incompleti, o che venga aggiunto un secondo membro. Questa è la situazione attuale dei vari trio di brawler, e quindi fate un pochettino voi, ci sono varie slot, varie possibilità. A tal proposito sono già state fatte delle teorie, ho realizzato un video riguardo che è questo qua, proprio recentissimo, ma le teorie le vedremo poi dopo, perché c'è un'altra cosa che c'è quasi sempre in ogni Brawl Talk, senza quasi, e sono le skin. Ci sono varie cose in sospeso ragazzi, ad esempio c'è questo tweet di questo robottino che non si è capito ancora bene che robottino sia. Abbiamo capito che non è RT, sembrerebbe essere una skin di Semino, ma è ancora un grande punto interrogativo. C'è ad esempio il Supercell make di Surge che ci sta ancora attendendo, il Surge pirata. È altamente probabile che possa uscire in questo update estivo, visto che ormai sono passati diversi mesi. Anche se vi ricordo che non c'è una regola di rilascio delle skin di Supercell Make, però al momento attuale sappiamo anche che c'è già un altro Supercell Make in coda, che è quello di Fang, su cui ho già realizzato un video, e sempre in questo video ci rilasciamo anche al discorso delle teorie. C'è una menzione a un altro robottino con i guantoni da pugile, che anche lì non si capisce se fa parte di un nuovo PvE, se è una nuova skin, se è un nuovo brawler. È un grande punto interrogativo anche lui. Ovviamente ragazzi io starò menzionando come sempre tantissimi video, non posso entrare nello specifico di tutto, andateli a recuperare se volete approfondire vari argomenti. Anche perché poi ragazzi c'è tutto quello che riguarda i tweet. Abbiamo ad esempio che ha seguito la roadmap di Frank, questo tweet dove c'è un recap delle varie novità che il team di Brawl Stars ha in mente di buttare fuori prima o poi. E vediamo delle cose molto interessanti, come ad esempio un nuovo sistema di reclutamento amicizie, o un nuovo sistema di condivisione delle proprie giocate sui social, o ancora il matchmaking ragazzi, che è una cosa di cui parleremo anche qua tra poco. In quest'altro tweet ad esempio Frank invece menziona la possibilità di magari introdurre delle varianti cromatiche di skin esclusive che non possono più essere ottenute. E poi c'è quest'altro tweet invece del buon Adrian che tweetò proprio dopo l'uscita di uno dei precedenti update, dicendo che si erano dimenticati dei gear, che questi gear siano già stati introdotti o effettivamente Supercell ha dei gear in canna da spararci fuori. Questa ragazzi è una cosa che è super attesa, perché ci sono veramente tantissimi gear epici e mitici che devono essere ancora rilasciati. Ultimo tweet che vi menziono ad esempio è questo, dove c'è una idea di un utente che è stata abbracciata dal team di Brawl, quindi è qualcosa su cui potrebbero lavorare, che permetterebbe di andare a cambiare lo sfondo della lobby piuttosto che la musica in sottofondo nella lobby. Abbiamo menzionato prima le teorie, appunto abbiamo menzionato la teoria recente che abbiamo fatto su quello che potrebbe essere lo spoiler che c'è stato nel uno degli ultimi tweet di Brawl, su quella che potrebbe essere l'arma di un nuovo brawler, o ancora, parlavamo di ladder,
c'è questo video dove abbiamo commentato tutta la situazione che c'è stata tra l'ultimo update e questo, dell'aggiustamento quasi un po' tampone alla ladder per andare a sistemare delle problematiche. Che questa cosa resti ancora così tamponata o verrà presa in mano magari in questo update, andando tra l'altro a combaciare con il tweet che vi ho menzionato poco fa di Frank? C'è anche quest'altro video molto recente che vi consiglio di andare a vedere, è una teoria che avevamo fatto tempo fa che è stata confermata da Frank, ovvero la possibilità di andare ad ampliare la meccanica delle maestrie, ma questa cosa ve la lascio alla fine perché difficilmente, un po' come PvE, la vedremo in tempi brevi. Perché banalmente tantissima gente non ha ancora masterato Brawler. Beh, insomma ragazzi, ci sono tweet che escono ogni giorno. Qua abbiamo ad esempio l'ultimo che è uscito proprio oggi. Su ogni informazione c'è uno studio, su ogni informazione vengono fatte teorie, vengono spoilerate possibili cose. Io in questo video ho cercato di farvi una sintesi veramente di tutto quello che abbiamo visto in quest'ultimo periodo. Ovviamente, come capirete, le informazioni sono molte e ve le ho dette in maniera molto sbrigativa, quindi se vi interessa qualcosa in particolare avete tutte le menzioni ai vari video, potete andarle a recuperare. Tanto sono tutti video relativamente recenti. Di base mi interesserebbe davvero sapere la vostra qua sotto nei commenti. Secondo voi quali sono le cose più probabili, quali sono le cose meno probabili? Noi ragazzi rimaniamo in attesa del Brawl Talk. Passo e chiudo e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!